Salve a tutti. Dopo una striscia negativa di 3 sconfitte di fila in campionato, finalmente l'MSP è riuscito a ritrovare i 3 punti fondamentali grazie al giovane fenomeno di casa Luca Gogliormella. Una doppietta molto importante per il giocatore e per la squadra. Riuscirà l'MSP a rilanciarsi in campionato? Scopriamo. Innanzitutto, come vedi i ragazzi? Li vedo armoniosi, un bel gruppo, c'è dialogo fra di loro, anche in spogliatoio, e questo è molto importante. Sbagliamo un po' nei tiri occasionali che potremmo fare la differenza, però io ho molta fiducia dei ragazzi e correggeremo anche quegli errori, miglioreremo via. Credi che questa domenica riusciranno a portare a casa i 3 punti? Io col Fossolo l'anno scorso abbiamo fatto un buon risultato e sono fiducioso. Bene. Signori, ci siamo! Oggi è finalmente e nuovamente domenica. Dopo la partita della settimana scorsa, dove abbiamo fatto la nostra primissima vittoria in casa per noi, adesso ci tocca in questa giornata di campionato andare ad affrontare un altro avversario che non sta passando come noi un bellissimo periodo, ma che come noi nella scorsa partita ha portato a casa una vittoria. Questa avversaria è il Fossolo, signori. Giochiamo praticamente in casa perché alla fine siamo molto vicini rispetto a dove è il Fossolo. Tra l'altro ex squadra sia di Pierino che di Gnabry, che hanno giocato lì e chissà in un ritorno in promozione di uno dei due quest'anno. Signori, partita tosta, ci siamo allenati bene, anche se questa settimana c'è stata la Coppa di mezzo e nella Coppa, ragazzi, abbiamo perso contro l'Anzola Vino e quindi siamo fuori dalla Coppa. La partita non è stata ripresa, però diciamo nella partita di mercoledì ho avuto le mie colpe e non poche, perché sono riuscito, ragazzi, a sbagliare il secondo rigore di fila e sbagliando rigore poi dopo loro ci hanno fatto gol e abbiamo perso la partita. Mi dispiace veramente tanto perché diciamo che psicologicamente sono in un momento un po' così, ne uscirò certamente e sicuramente mi rimetterò a posto. Fatto sta che
settimana scorsa abbiamo fatto una buonissima gara, la domenica scorsa ho giocato veramente bene, adesso stiamo cercando di ingranare perché anch'io non sono partito al 100%. Goyormella si è sbloccato finalmente e ha fatto punto doppietta, speriamo che possa continuare questa striscia positiva per lui, perché per un attaccante è fondamentale continuare a segnare. Lui, come tutti gli altri nostri compagni di squadra e il tutto il nostro reparto d'attacco, Bartolini che ancora non è riuscito a siglare il gol, però in queste ultime partite ci è andato veramente vicino, quindi spero che possa arrivare oggi il gol anche per lui. L'anno scorso ha segnato contro il Fossolo e chissà che magari non sia la sua squadra preferita per segnare un gol. Non so se partirò titolare, ragazzi, perché nella partita di mercoledì purtroppo ho rimediato una piccola contratturina che da mercoledì fino ad oggi diciamo che mi è passato, però potrei non essere al 100% e quindi poi dopo andrò a vedere sicuramente nel riscaldamento. Ho parlato col mister stamattina e anche nei giorni scorsi e quindi capiremo un attimino la formazione di oggi. Nel caso non è un problema, nel senso che alla fine non è mai scontato che io giochi titolare, perché abbiamo 24 giocatori tutti all'altezza e quindi può anche darsi che io non sia titolare proprio per scelta del mister. Adesso siamo appena arrivati al campo, andiamo a goderci il discorso del mister e poi ci diamo direttamente alla partita. Fossolo contro MSP, let's go! Partiamo dal fattore caldo, perché non deve essere un problema, ma deve essere un fattore, come dico sempre in queste situazioni qua, è caldo, è inutile negarlo, quindi bisogna essere intelligenti nei tempi di recupero durante la partita, nel fare il riscaldamento nella dovuta maniera, quindi mi raccomando, non si potrà andare sempre a 3000 probabilmente, l'importante è capire quando farlo e quando recuperare. Quando non ne ho da andare tutte le volte, in base al ruolo che ricoprite, bisogna rimanere nella zona, non recuperare fuori posizione, ok? Sarà una partita per me da sporca. Sporca perché può essere che il campo ti porta a giocare abbastanza seconde palle, situazioni sporche, pressioni che ce l'hai probabilmente subito addosso all'avversario, quindi bisogna essere intelligenti. Se la partita ci porta a giocare in maniera non limpida, bisogna essere bravi e intelligenti, punto. E ad adattarsi subito. Palle inattive, lo ripeto, attenti, chiose, è una cosa fondamentale, sia a favore che contro, perché il campo ti porterà a farne parecchi, eh. Attenti anche a fare laterale e andare a riempire la linea, eh. Oh, cazzuti, ragazzi, oggi, con i maroni quadrati perché è durissima, è una delle partite più brutte. Sicuro, eh. Via. Grazie. Saluto da Alpi Pega, oggi il vostro telecronista della partita tra Fossolo e MSP. Una sfida per 3 punti che valgono letteralmente oro per una classifica che ha bisogno per entrambe le squadre di essere rimpolpata. Vediamo la formazione dell'MSP che si schiera con Pechini in porta, Zannoni, Bertan, Dalmonte, Comastri, Dondi, Inek, Rotatori, Galli e in attacco la coppia Bartolini, Goyormella. Parte dunque la sfida tra Fossolo ed MSP, sfida veramente importantissima. Partiamo subito al primo minuto di gioco con un lancio lungo, lo scontro tra Bartolini e il difensore centrale del Fossolo che ha la peggio. Sembra essersi fatto male sullo scontro con Bartolini, intanto le telecamere che girano sopra le panchine, inquadrato Santaniello e l'allenatore del Fossolo e attenzione... Il cameraman del Fossolo che saluta Gnabry. Molto bella questa scena. Vediamo anche Samuel che in panchina quest'oggi parte in panca. Vedremo se entrerà nel secondo tempo durante la gara. Intanto il tiro da parte di Goyormella, il pallone che finisce sul fondo. Calcio di punizione, Goyormella col mancino, parte il cross, il colpo di Anca e la sponda, la rete, Bartolini finalmente si sblocca il bomber, primo gol in campionato anche per lui. Settimana scorsa si è sbloccato Goyormella, quest'oggi si sblocca Bartolini. Il calcio di punizione di Goyormella, la sponda di Bertane, la rete di Bartolini. Finalmente in vantaggio il Monte San Pietro con la rete appunto di Bartolini. Primo gol in campionato. Uh,
Attenzione, pallone dentro l'area, parte il tiro da parte del Fossolo, il pallone che però viene ribattuto da un'attenta difesa. Rimessa laterale, lancio lungo, colpo di testa tentato, arriva Santaniello e lo scontro con Pechini, bravissimo Santaniello a cercare di trovare il pertugio, ma Pechini fa buona guardia. Poi parte il tiro da parte di Alfredo Bartolini, il pallone che esce fuori. La chiusura da parte della difesa Inek che allarga il gioco verso Dondi. Bellissima la giocata di Dondi verso Gogliormella che tiene benissimo Gogliormella. Riparte il contropiede con Stukos di Gogliormella, chiuso da dietro da parte del numero 8. Bellissimo l'intervento, Gogliormella pronto a tirare, ma non riesce. Zanoni, il pallone per Bartolini, Bartolini dentro per Zanoni, ancora il tiro da parte di Zanoni che sbaglia porta. Ancora moto perpetuo Zanoni, che continua su la falsa riga della scorsa partita. Ora il pallone per Galli. Galli sull'out di sinistra, salta l'uomo molto bene Galli, il pallone all'interno dell'area, alla sponda per il tiro da parte di Bomber Gogliormella, la parata, benissimo qua Dondi in fase di impostazione di sponda. Parte il cross per il Fossolo, l'uscita di Simone Pechini, molto preciso. La punizione battuta corta verso Comastri sulla tre quarti campo, parte il tiro di destro, il pallone che però si perde sul fondo ancora una volta. La palla finisce all'interno delle porticine che stanno dietro la porta principale del portiere. Finisce dunque così il primo tempo con l'MSP avanti 1-0 con il gol di Bartolini. Fossolo poco pericoloso. Intanto vediamo Samuel che parla con il cameraman del Fossolo. Qui abbiamo telecamere ovunque, materiale per tutti. Riparte subito il secondo tempo, siamo al 45esimo e 10 secondi, il colpo di testa da parte della difesa della retroguardia dell'MSP, il pallone che arriva su Dondi, Dondi dentro per Bartolini. Ah! Non è vero! Bartolini, un gol meraviglioso! Totalmente inaspettato su un pallone giocato da parte di Dondi, ancora assist per lui. Bartolini che non ci pensa due volte. Dallo spigolo dell'area di rigore destra fa partire un pallone che si insacca sul secondo palo, veramente un gol meraviglioso. Ma ripartiamo con la telecronaca, con il tiro da parte del numero 7 del Fossolo, alto sopra la traversa, ma questa doppietta di Bartolini assolutamente fondamentale per sbloccare il Bomber che oggi ha fatto ben due gol. Il rinvio da parte del portiere del Fossolo, il colpo di testa, il pallone per Santaniello che prova una girata, il tiro è debole, la parata di Simone Pechini. Punizione per il Fossolo sempre dalla tre quarti, parte il cross, il colpo di testa rinviato da parte della difesa. MSP che recupera il pallone, il perso Gogliormella che vince un contrasto, un rimpallo, poi il fallo bruttissimo da parte del numero 8 del Fossolo. Solo cartellino giallo. A mio avviso scelta giusta, poiché c'era un difensore pronto ad intervenire, ma giustamente Gogliormella non l'ha visto e quindi si lamenta di questa scelta, ma assolutamente corretta. Sul pallone, sempre Gogliormella dalla punizione col mancino. La respinta da parte della difesa, ancora Gogliormella. E la risposta ancora una volta da parte della difesa che manda il pallone in calcio d'angolo. E qui attenzione, scontro di gioco con Santaniello che fa un fallo piuttosto duro su Dalmonte che rimane a terra. Intervento veramente killer da parte di Santaniello. Riparte il Fossolo, 61 primi, 19 secondi. Bellissima la chiusura di Zannoni e riparte Zannoni. Moto perpetuo Zannoni che va fino in fondo. Zannoni contrastato al numero 8. Zannoni ancora entra dentro l'area di rigore. Parte il cross. Non ci arriva Bartolini. Ma bellissima la giocata di Zannoni ancora. Il pallone che però rimane in campo con Galli. Il pallone all'indietro di Galli. Parte un tiro poco alto sopra la traversa. Il pallone per Dondi, parte il cross, la difesa non riesce a respingere, però rimane per lì, per Alfredo Bartolini, ci prova una volta, ci prova due volte, la chiusura ancora una volta da parte della difesa. Bartolini qua poco preciso, ancora il pallone dentro l'area e ribatte ancora a fatica la difesa del Fossolo che prova a far partire un contropiede con il terzino sinistro, il pallone verso il numero 3
in trazione offensiva, il passaggio per il nuovo entrato, il numero 16, contro Pechini, esce Pechini e recupera il pallone. Il lancio lungo per Santaniello, mette giù il pallone, buona la giocata di sponda di Santaniello, il pallone per il 15 che rientra sul destro, il tiro ancora poco preciso e soprattutto poco potente, Pechini riesce a recuperare il pallone. Goyormella che perde un contratto sulla sua tre quarti campo, recupera palla il numero 6 del Fossolo, parte il cross dentro per il numero 15 che è entrato molto bene, pallone però che finisce sul fondo e finalmente al 70° minuto entra il nostro Off Samuel con il numero 16, maglia stupenda tra le altre cose, numero perfetto, il mio numero preferito, il pallone per il numero 14 che parte il tiro col mancino, la parata complicata da parte del portiere, ci prova Bartolini a recuperarla, ma ancora il portiere del Fossolo che la recupera. 72esimo, Off Samuel. Off Samuel, giocata sontuosa di Off Samuel e lancio per il numero 14, parte il tiro, il pallone sul fondo, ma rivediamo la giocata che manda completamente al bar due centrocampisti del Fossolo, poi il lancio lungo bellissimo, il filtrante, ma il pallone che finisce sul fondo. 74esimo, entra dentro l'area di rigore il Fossolo, parte il tiro e finalmente il Fossolo veramente pericoloso con il primo tiro in porta. Qui ci prova Bartolini che da dentro l'area ancora non trova la tripletta, ma la sta cercando con insistenza. Dentro il pallone per Santaniello, Santaniello ancora la girata e la parata, questa volta sontuosa da parte di Pechini che recupera sulla sua posizione. Poi qui un brutto fallo da parte del numero 4 che dà una gomitata nella schiena al numero 14 dell'MSP. Qui ci prova ancora il Fossolo all'87esimo, il colpo di testa respinto dalla difesa. 91esimo e 20 secondi, lancio lungo di Simone Pechini in direzione dell'attacco dell'MSP, recupera il pallone, il tiro da parte del numero 18 che va sul fondo. Probabilmente le ultime azioni per il Fossolo, il lancio lungo, recupera palla, Comastri, il lancio lungo verso il numero 20, esce il portiere, la chiusura molto male del portiere, il pallone rimane lì, Off Samuel, siamo sulla metà campo, Trivela! Off Samuel si sblocca il primo gol in campionato del nostro Samuel Afrighe con una trivela di controbalzo poco più avanti della metà campo, il pallone che si insacca, non può nulla il portiere che cerca di tornare in porta, era uscito il portiere per cercare di contrastare l'attaccante lanciato a rete e Samuel gli cucina un gol meraviglioso che coincide anche con la fine della partita. Monte San Pietro 3, Fossolo 0. La grande rete di Off Samuel che sancisce la fine del match. Questi tre punti fondamentali portati a casa da parte dell'MSP che si trova a 7 punti. Invece Fossolo che rimane bloccato al penultimo posto con 3 punti. Complimenti all'MSP, bellissima vittoria, punti fondamentali per questa classifica. Signori, si conclude qua la sesta giornata di campionato. Magnifica partita, grandissimo gol anche per me alla fine. Inizialmente abbiamo avuto più possesso palla noi, abbiamo cercato di andare e sbloccare la partita più velocemente possibile. Poi l'ha sbloccata il nostro Dedo, che l'avevo detto in macchina prima di arrivare al campo, la sua vittima preferita è il Fossolo, e così è stato. Doppietta molto importante di Bartolini, che si sblocca in campionato. Doppietta molto importante di Bartolini, che si sblocca in campionato, e anche lui va a quota 2 gol. 2 vittorie di fila per noi, molto molto bene. Però ragazzi, questo campionato, come ho già detto fin dall'inizio, è piuttosto, quindi non bisogna staccare la spina, ma bisogna stare ancora più concentrati, perché ogni partita è storia a sé. Quindi non è che adesso abbiamo vinto 2 partite di fila che possiamo fare bene ogni domenica, ma dovremo lavorare di più, lavorare sodo per andare a conquistarci ogni partita da qui in avanti.
Quindi testa alta e lavorare sodo. Primo gol in campionato per me, signori. Visto che parlo sempre io, diamo la parola anche a chi ci viene a vedere. È stata una partita molto bella, l'MSP ha giocato veramente bene, il Foss ha avuto poche occasioni, l'MSP ha dominato, Samuel è entrato decise, ha giocato molto bene e tutta l'MSP bravissima, Bartolini è ancora fortissimo, doppietta, il Foss è la sua avversaria preferita come ha detto anche Sam e forse MSP 3-0, continuiamo così, dopo il 4-1, forse MSP. Let's go! Ragazzi, direi che ha detto tutto lui. Io vi ringrazio, come sempre, per aver visto anche questo altro episodio dell'MSP. Mi raccomando, ragazzi, fateci sapere come abbiamo giocato. Scriveteci un commento su chi è stato il vostro giocatore preferito di questo episodio. E ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale, condividetelo a tutta la vostra famiglia. Da Fossolo è tutto. Signori.